Benvenuti, cari amici, al The Barber Show! Presentato dal sottoscritto lo zio Sam di Sbarbati e Profumati, in compagnia di svariati ospiti, oltrepassare i confini della passione nel radersi pelo e contropelo. Ma buonasera ad un'altra puntata del The Barber Show. E qui lo zio Sam, sempre emozionato nel potervi presentare sempre qualcosa di nuovo, sempre poter ospitare qualche personaggio particolare, qualche persona che ha avuto magari qualcosa da raccontare, qualcosa che può anche condividere. Noi parliamo di solito di rasatura tradizionale, però qualche volta tocchiamo anche altri argomenti, perché secondo me ci sono anche altre forme d'arte che vanno ad essere valorizzate. E io cerco sempre di promuovere questo tipo di arte. Ma tornando alla rasatura tradizionale, abbiamo mai toccato l'argomento, forse quello del barbiere? Forse a tratti parlando della storia del Barber Paul in uno dei recenti video del Parliamo di... Ma il vero barbiere, colui che ha il mestiere in mano, l'abbiamo mai toccato da vicino? Sì, da una parte l'abbiamo visto da un volto femminile, quello di Doriana, di The Barber, ma oggi vi voglio presentare un'altra persona che ha qualcos'altro da insegnarci sicuramente, e soprattutto con la sua esperienza ci porterà sicuramente delle nozioni, ci porterà delle chicche, ci darà molto di più di quello che è appunto il mestiere del barbiere. E oggi abbiamo qui con noi Andrew, o Andrea, di The Barber Shop, o meglio Andrew The Barber Shop, e ho l'onore di poterlo avere con me stasera come ospite. Ti faccio subito entrare, Andrea. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, Andrea. Ragazzi. Buonasera a te e grazie per l'invito. Ma grazie a te invece, davvero, è un onore. È un'emozione, perché comunque quando qualcuno accetta l'invito, sicuramente per me è importante, è un tassello importante, perché avrò sempre qualcosa da imparare, ma soprattutto da chi non solo lo fa come mestiere, ma anche ovviamente ha la sua esperienza, quindi si impara sempre qualcosa dal maestro, come in questo caso Andrea. Grazie, Andrea. Grazie. È davvero, davvero bello, emozionante. Andrea, io voglio subito continuare facendoti subito una domanda, così per rompere il ghiaccio. Allora, conosciamo un po' più da vicino Andrea di Andrew Barbershop. Chi è? Sì. Allora, niente, Andrew... Allora, io mi chiamo Andrea Cargiulo, mi faccio chiamare Andrew, il nome professionale per dare... Quando ho aperto nel 2005, dovevo pur mettere un nome nella mia barberia. E all'epoca mi piaceva molto Andrew e misi Andrew Barbershop. Andrew, un ragazzo che nasce 42 anni fa, e a 13 anni fortunatamente ha iniziato questo percorso da barbiere, come iniziano un po' tutti i ragazzi nei barbershop, no? A spazzare un po' a terra, a mettere a posto le cose in barberia. Questo perché fortunatamente avevo uno zio che fa ancora tuttora il barbiere. Vedendo lui che era un ragazzo molto attivo e appassionato a questo mestiere, mi sono anch'io un po' avvicinato. E poi da lì piano piano è iniziato il mio percorso formativo. Che bello! Fin dall'infanzia, si può dire, quasi dall'adolescenza, a imparare già ad approcciarsi appunto in questo mestiere antico ma tuttora importante, perché noi... Sì, ti posso certo, raccontare un aneddoto simpatico. Assolutamente. Pensa che ho una sorella più grande di me e io a casa prendevo le forbici e tagliavo tutti i capelli delle bambole di mia sorella. Già a 12-13 anni facevo rammaggi del genere. Eri quasi nato con le forbici, si può dire, sì, in mano. Sì. Spettacolo. Poi, noi, è vero, io un po' mi sono buttato sulla rasatura tradizionale, ma il barbiere penso che si può dire un po' multitasking, perché comunque è importante l'arte anche nel tagliare i capelli, nel fare la barba anche in un certo modo, cosa che tu dici, forse uno può anche pensare, sì, ma posso anche arrangiarmi. Ma se esistono i barbieri un motivo ci sarà, perché c'è una differenza... ben nota, e sicuramente anche tu che lo fai tutti i giorni sicuramente ne vedi non solo la differenza ma anche la qualità, anche di un anche ad esempio del taglio del capello oppure della barba, quindi
ti posso garantire che comunque c'è stata un'evoluzione nell'arco di questi anni. Io ho avuto la fortuna di iniziare comunque in un barbershop molto vecchio, dove ci stavano maestri che facevano ancora la rasatura con i rasoi a mano libera, no? Che si affilavano sulla pietra e sulla cinghia. Certo. Quindi ho avuto una grandissima fortuna laddove io ero giovanissimo e ho visto i vecchi barbieri come ancora lavoravano. Pensa che io lavoravo sulla terza sedia in fondo e facevo solo barbe, ovviamente per chi serviva, alcuni anziani volevano la lama fissa, alcuni volevano lo sciavetto, e quindi man mano ho avuto la fortuna di imparare sia con il rasoio tradizionale che con le lamette. E io facevo, addirittura avevamo gli abbonamenti, cioè le persone avevano un abbonamento che si facevano 3 barbe settimanali, un taglio mensile e uno shampoo. Questo più o meno nel 92-93, quindi ti ripeto, ho avuto la fortuna di entrare in questo vecchio barbiere dove facevano ancora gli abbonamenti, perché le persone avevano il tempo di poter andarsi a radere dal barbiere. Oggi un po' si è persa questa cosa, e perciò ti dicevo c'è stata un'evoluzione, abbiamo dovuto far sì che la vecchia scuola, con le nuove nozioni, creare nuovi rituali come la beauty routine, il beauty care, cioè l'uomo sta tanto curandosi di nuovo, e grazie a questa cosa, l'unione, abbiamo creato dei rituali nel nostro barbershop, insomma. Questo sicuramente richiede molto più lavoro, molto più impegno, ma anche molta più dedizione, certo. Perché vedo che è molto approfondita la cosa, molto dettagliata. Certo, anche il taglio maschile ha avuto una grandissima evoluzione. Una volta tagliavamo solo pettine su forbici su pettine, oggi tagliamo tra le linee, creiamo geometria. Ti ripeto, fortunatamente la vecchia scuola ha messo con la nuova filosofia e stiamo creando dei concept veramente straordinari. Bellissimo, modo anche da non perdere quello che appunto è l'old school, la vecchia scuola. Assolutissimamente. Perché quella è la base, certo. Diciamo la base, anche se il vero inizio è su quello, e sarà sì. Sempre quello il punto di riferimento, però anche questa sorta di mix, diciamo, con la nuova generazione dei barbieri può sicuramente portare anche a creare anche qualcosa di nuovo, quindi certo. Sicuramente già sta succedendo. Ecco, quindi una cosa bella è che anche su questo tipo di mestiere la fantasia non verrà mai a mancare, in un certo senso. È vero. Hai parlato di rasoi a mano libera, hai parlato di rasoi tradizionali, però adesso tocchiamo un argomento più da vicino, perché tu certo. non solo fai il taglio delle barbe o il taglio dei capelli ai clienti, ma anche su certo. te stesso provi a farti la barba, giustamente, e infatti certo, porti... Certo. Una rubrica tipica nel tuo canale YouTube che è la sbarbatina del lunedì. Spiegaci un po' meglio questa sbarbatina del lunedì. Allora, dato che io di lunedì sono di riposo e ho la barberia tutta a disposizione per me, è stato un periodo dove la barba si era persa un pochettino, la rasatura tradizionale, ok? La rasatura con la lametta. Vedevo sempre più i miei clienti che accorciavano con le macchinette le barbe, ma non si rasavano più, oppure molti ragazzi che si avvicinavano alla rasatura avevano problemi di irritazione, e questa cosa mi ha fatto scattare una rubrica che è la sbarbata del lunedì. Nel mio piccolo cerco di dare dei consigli per evitare le irritazioni sul viso, cerco di far appassionare giovani e persone alla rasatura con delle piccole chicche ogni lunedì, ovviamente provando e testando anche tanti prodotti e tanti rasoi. Non ti nascondo che questa cosa mi ha aperto un mondo straordinario, perché laddove ero io il professionista a sbarbare gli altri, nel momento in cui mi sono messo in gioco su questa cosa ho scoperto veramente un mondo esagerato, quella della pogonotomia, ovvero l'arte di radersi da sé, ed è stata una cosa veramente spettacolare, sia perché ho scoperto tantissime fragranze, tantissime lamette, tantissimi rasoi che fino a prima della sbarbata del lunedì non avevo mai adoperato, come il rasoio a T. Qualche volta avevo provato qualche rasoio così a casa per velocemente per farsi la barba, ma non tutti questo mondo straordinario, ti ripeto, di rasoi veramente che non conoscevo.
anche gli sciavetti e altri tipi di rasoi. Quindi mi sto divertendo. Fortunatamente ho avuto un buon seguito. Ci sono tante persone che ci seguono il lunedì, sia su Instagram che su YouTube. Colgo l'occasione per dire a tutti i ragazzi: seguite il mio canale, attivate la Assolutamente. campanella, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto. Ormai è diventato così facile e divertente che non ti nascondo che mi sto divertendo un mondo. Ovviamente cerco di far sì che i video sono molto leggeri, non entro mai sul tecnico serioso. Quello da maestro barbiere, insomma, voglio essere una persona che si è tolto la giacca da barbiere, va con la camicia là, si rizza la barba come fanno tutti quanti le persone tutti i giorni. Bella questa cosa, una persona comune che si mette allo stesso pari degli altri semplicemente per farsi la barba con grande piacere e esprimendo attraverso i tuoi video questa condivisione che hai anche nel fatto che ha giovato pure su te stesso perché appunto Certo. prendendo questa, diciamo, questo ramo nella rasatura tradizionale da sé è diventato poi una cosa piacevole. Ed è bello perché comunque in base anche alla tua esperienza, anche dicevamo anche sul personaggio di Andrew, io gli ho fatto anche i complimenti prima Certo. che iniziassimo questa intervista perché ho detto è Grazie. talmente estemporaneo, talmente sorridente che come le presenta le cose anche in maniera semplice, cioè è quello che piglia subito l'occhio e Grazie. l'orecchio di chi appunto ti osserva e ti ascolta. Veramente hai Guarda, un scusami modo di se ti fare che... interrompo. Vai, certo. È stato difficile per me, facendo dei corsi con grandi aziende che non so se posso nominare o no, ma come ProRaso, io sono un maestro barbiere ProRaso, nonché docente, ho delle masterclass nella nostra barberia dove insegniamo ai ragazzi e cerchiamo di trasmettere questo mestiere fantastico ai giovani che stanno iniziando questo mestiere. Mettersi in discussione su YouTube facendo dei video sbarbata a se stesso e quindi riuscire ad essere se stessi proprio nella semplicità e non essere quella persona che doveva per forza spiegare rigidamente determinati processi, protocolli, è stato un po' faticoso. Poi alla fine è uscito fuori che essere se stessi è la cosa più bella e quindi mi sto divertendo. Guarda, questa è una nota importante, essere se stessi, perché come ti Sì. ho detto mi sono messo in gioco, ma ho continuato a cercare di essere me stesso ed è una cosa penso bella, perché poi si vede proprio la semplicità e l'estemporaneità, come dicevo appunto prima. E scusami, piccola parentesi, hai menzionato Sì. ProRaso, io non posso Sì. dimenticare quel video simpatico che hai fatto in crociera utilizzando un kit minimal della ProRaso, cioè quello è stato Sì. fantastico. Grazie. Cioè, E niente, fortissimo. quello sono stati dei regalini che abbiamo fatto per Natale per i nostri clienti e me lo sono ritrovato nel mio beauty case. Laddove vado in vacanza o a fare un weekend veloce, me lo porto appresso e mi sbarbo. Quindi per far capire anche alle persone che non bisogna cambiare le proprie abitudini, anche se si viaggia oppure si va a fare un weekend, con un piccolo kit si ci diverte lo stesso e lo si può ottenere. Esatto, possiamo fare la barba ovunque in questa maniera qua. Sì, infatti. È bello. Grande, grande. E guarda, andiamo direttamente all'ultima domanda che probabilmente ha il suo lato importante, anche perché Sì. qua è vero, si potrebbe aprire un mondo, l'argomentazione potrebbe diventare veramente molto approfondita. Però, in base al tuo punto di vista, perché io sono un appassionato, ma non sono un barbiere, ma tu che proprio ci vivi in questo mondo, secondo te ora nel 2021 e prossimamente nel 2022, quanto può contare il mestiere del barbiere oggi? O per chi, ad esempio, magari si vuole approcciare, vuole conoscere, vuole esplorare, vuole un po' scoprire questa realtà, secondo te è da valorizzare ancora, sarà ancora più importante anche per il prossimo anno? Ok, allora considera che noi veniamo da un periodo pandemico, ok? E abbiamo scoperto Certo. che il barbiere è stato socialmente utile, è stata una figura laddove le persone avevano bisogno di andare dal barbiere, sia per motivo igienico, sia per motivo socialmente utile. Quindi questa è stata una cosa straordinaria per la nostra categoria.
questa è stata una cosa fondamentale, laddove le persone, i barbieri, i parrucchieri hanno capito questo potere che noi abbiamo, che le persone non hanno potuto fare a meno di noi, allora ti posso dire che nei prossimi anni il nostro mestiere sta veramente andando sulla giusta direzione, sta alzando il livello, ci sta tanta formazione, i ragazzi sono invogliati a fare formazione. Considera che oggi ho fatto una masterclass all'interno del mio barbershop, sono venuti 9 ragazzi da tutta Italia a Sorrento con tanta voglia di crescere, il più grande aveva massimo 26-27 anni, con tanta voglia di crescere e di alzare il livello nelle proprie barberie oppure nei saloni dove vanno dove lavorano. Quindi sicuramente, come tutti i mestieri, alla domanda che mi hai fatto, quanto ancora deve migliorare il nostro mestiere, io ti posso rispondere che tutti i mestieri vanno sempre aggiornati, vanno sempre, lo studio va sempre fatto. Anch'io che faccio formazione continuo a formarmi, a fare delle masterclass con personaggi di spessore a livello internazionale per migliorarci sempre. Immagino che ci sia un continuo aggiornamento, quindi su questa sempre. Su questo tipo i mestieri vanno sempre aggiornati. Spero di essere stato chiaro sulla domanda che mi hai fatto e se ho risposto bene a quello che hai. Quindi il fatto Il fatto che hai avuto un riscontro di addirittura diversi ragazzi che sono da tutta Italia, questo è già un punto positivo, perché vuol dire che attrae ancora questo tipo di mestiere, apre tantissimo, delle porte sicuramente. Poi immagino allora, che detto tra noi, scusami, dopo la pandemia ci hai avuto un ammasso di clienti che non vedeva l'ora di ovviamente chi era preparato è riuscito a gestire la situazione, chi lo era un po' di meno ha avuto delle grandi difficoltà, come oggi ancora si ha difficoltà a lavorare con l'appuntamento. Noi già eravamo preparati e quindi ci siamo trovati tranquillamente a gestire tutta la nostra clientela. Detto questo, è fondamentale sempre l'innovazione, lo studio, cioè non bisogna mai fermarsi, mai sentirsi arrivati, soprattutto per i giovani. Ok, perfetto, grazie, ci ha dato veramente una grande delucidazione su quello che appunto può contare ancora oggi e nel futuro questo mestiere, certo. Andrew, io dico solo l'ultima frase. Sei allora libero. Diceva così un grandissimo barbiere che veramente ha cavalcato palcoscenici importanti, diceva: il barbiere non si farà mai tanti soldi, ma porterà sempre il piatto a tavola. Quindi è uno di quei mestieri dove tu onestamente vai al lavoro e non ti morirai mai di fame, quindi questa è una cosa importantissima. E poi è un mestiere di quelli veri artigiani che ancora oggi fortunatamente riesce a sopravvivere in questo periodo di economia veramente dove ci sono tante tasse, tante spese, tante problematiche. Quindi l'artigianato, come il mestiere del barbiere, io dico sempre questo, va tutelato, qualsiasi tipo di artigianato. Quindi ragazzi, gentilmente acquistate cose made in Italy e artigianato italiano, diamo una mano a tutti gli artigiani. Assolutamente, poi questo aiuta anche il progresso di quello che è appunto non solo l'economia, ma anche appunto anche questo mestiere, questa realtà che non deve mai perdersi né a esatto. Livello di valore etico, ma anche come passione, come lavoro proprio, ecco, perché comunque la maggior parte di quelli che ho intervistato, Andrea, hanno sempre sì. Avuto a che fare con l'artigianato e io mi auguro che non sparirà mai questa realtà, perché è veramente importante. Io ti ringrazio, Andrea, davvero, io ho finito le cartucce. Grazie a te. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, non lo so, di qualsiasi cosa, per me è uguale, io ho finito qua, tanto lo spazio è tutto tuo. Ti ringrazio per questa magnifica intervista, sei una persona veramente solare, ti seguo grazie. Su YouTube, quindi ti sto seguendo, attenzione. Ragazzi, che dire, seguite la sbarbata del lunedì. Seguite Andrew Barbershop, per qualsiasi cosa siamo qui a vostra disposizione. Grazie mille, grazie a te. Grazie a te, Andrea. E allora noi ci vediamo alla prossima puntata di quello che è un viaggio tra le sbarbate o un'intervista ad un barbershop per essere sempre più sbarbati e profumati. Qui lo Zio Sam con Andrea, linea alla vostra casa. Alla prossima, ciao!